Allora, siamo qua a Roswell, ragazzi, e se mi prende in giro poi Giovanni, c'è il cimitero degli aerei, è piccolino, non è quello famoso che è in Arizona, però qua sono tutti aerei abbandonati, voi non riuscite a vederli perché c'è un bellissimo tramonto, però ovviamente sono senza motori, e qua c'è la caserma, là ci sono tutti quelli dell'American Airlines, guarda quanti ce ne sono da dietro, purtroppo voi non li riuscite a vedere, eccoli in ala. E praticamente è il deposito, sì, eccolo là, si vedono troppo lontano col telefono, però giusto noi ci siamo stati a Roswell, prova a entrare magari, vediamo, proviamo a entrare qua, magari Giovanna, al massimo ci mettono una notte al gabbio. Vabbè, tanto abbiamo il veterano. Giusto. E abbiamo l'americano nell'altra macchina. Soprattutto veterano proprio. E niente, questo qua è un cimitero degli aerei. E non è grandissimo come quello famoso in Arizona, non si può neanche entrare a visitare. Ciao, guarda la turbina. Dove? Lì la turbina. Ah, sì. Ah, là c'è la turbina, eccola là. Sì, sì. E niente, è una cosa giusto curiosa che io ho trovato un anno fa per caso e quindi ho portato i miei amichetti a visitare questa parte. Ah, guarda lì i motori. Visto lo sguardo di Giovanna. Sono tutti i motori, belli. Niente. Qua ci sono le macchine. Questo è tutto, purtroppo non si può entrare, però sarebbe stato interessante fare un giro all'interno per vedere che cosa è rimasto degli aeroplani. E ce n'è di tutti i tipi, è da piccoli a grandi. Sì. Comunque la maggior parte sembra American, no, stavo riprendendo quello lì. American Airlines. Ecco, grazie Matteo, no problema. Sembrano tanti dell'American Airlines. Quello è proprio un jet piccolino, piccolino. Sì, sì, sì. Dietro la... Qui davanti, adesso Giovanna gira così ci fa vedere. Perfetto, questo. Tutti gli aerei abbandonati, qua morti che li vengono smontati e poi non so cosa li fanno. Allora, siamo arrivati al punto di partenza per entrare nel sito, si deve attraversare il ranch dove sparano i missili, dove però non potrò fare video e foto, e quindi ci stanno incolonnando, si parte tra mezz'ora, ci sono già 1, 2, 3, 4, 5 file e... Adesso vi faccio vedere, ecco qua le file delle macchine, là ci sono gli amichetti, qua ci sono tutte le macchine, niente, aspettiamo le 8 che si parte, ovviamente ci hanno controllato i documenti, ci ha chiesto se abbiamo pistole, armi, alcol, droga in macchina, ovviamente non abbiamo niente e dobbiamo seguire la fila per circa un'ora e mezza, però dopo siamo liberi di uscire quando vogliamo dall'altra parte del sito. Niente, dai, ci vediamo a Trinity, a dopo. Found a new friend. What's your name? My name's Kyle. Fabrizio, nice to meet nice you. To meet Where you. Are you from? I'm from Indiana. Indiana. That's a long. That's a long way. Wow. Why are you here? From Indiana. Same reason as you. Same reason. Want to see the Trinity site. Oh, just nice. For now. Yeah. So are you visiting? So, wow. Indiana. You fly or you drive from Indiana? I flew to Albuquerque. Okay. And then, you rent a car. Okay. Yeah, nice, nice, nice. Yeah. What do you do in Indiana? I'm a college professor. Oh, okay. So with my friend, you are. He's a. Sono qui, sono qua. He's the professor. So what's your? I'm in the field. I'm an English professor. Oh, okay. Oh, so I need you. I need because my English is very bad, but you know. No, I think your English is pretty good. No, I mean, from an English professor, that's a compliment. Yeah. Yes, my Italian accent is very strong, right? You know, that's sexy. You can understand better I'm not better American. Better than some of my colleagues. Okay. So you have some Indian? Italian student in Indiana? No, not really. No Italian student? Yeah. Okay, yeah. Because I mean, Texas Tech, the a lot community of Saudi is very students. Okay. Yeah. Yeah, a lot of Italians at Texas Tech. Yes, I mean the community pretty much these. No, this is everybody. Finnish. 20. Yeah. Okay, we are in Lubbock, Texas. We are not in New York or LA, so yeah. We are. It's normal. No, yes, it's a good community. And we have more ready. Yes, yes. What do you teach? Math. Math. Yeah. Oh, good. Yes. Yeah. Well, it's nice to meet all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Enjoy your atomic bomb. Questo. Mezzo cilindro che è chiamato Jumbo, potete mettere in pausa la foto che metto dopo che vi spiega che cos'era, comunque in due parole era stato pensato per recuperare la bomba se l'esplosione non fosse andata a buon fine, per portarlo e metterlo in sicurezza. Come potete vedere, adesso metto la mia mano così potete vedere quanto è profondo. Questa è la mia mano,
sono in ombra, anche questa è la mia mano, vedete? Un bel 15 centimetri. E questo è quello che è rimasto qua all'entrata del sito. Allora, abbiamo lasciato la macchina vicino a Ground Zero e con il bus siamo venuti qui dove c'era il capanno dove hanno assemblato la bomba. La bomba che ha fatto esplodere il 16 luglio del 45 era chiamata The Gadget. Invece le due bombe che sono scoppiate poi a Hiroshima e a Nagasaki, a Hiroshima era Little Boy e invece a Nagasaki era Fat Man. Questo è quello che è rimasto dopo l'esplosione e ovviamente dopo 70 anni di erosione. Questo è quello che era prima, erano comunque il capanno, erano proprio delle capanne. Ah, questo è quello che era prima della ristrutturazione, perché là c'è il capanno. Adesso andremo a vedere cosa c'è dentro e praticamente qua è il sito dove hanno assemblato The Gadget, la prima bomba nucleare della storia. Qui veniamo dopo, se volete leggere lo mettete in pausa, io ve lo faccio vedere. Si vede tutto, si vede tutto. Oops, sorry. Niente, andiamo a vedere dentro qua cosa c'è dentro il ranch. Quindi stiamo entrando dove hanno assemblato la prima bomba nucleare della storia. Sorry, come potete vedere non c'è niente, non c'è niente a parte delle stanze. È un bellissimo capanno vuoto questo. Ah, qui da dove hanno guardato l'esplosione, eh? No? No, non penso. No, non pensi niente, eh? Una casa senza niente, senza mobili, vedete? Comunque da questa finestra, da questa finestra là in fondo all'orizzonte dove hanno fatto esplodere la bomba. Quindi è praticamente un capanno senza niente. Qui si capisce gli americani come sono bravi a vendere le cose. È un'escursione gratuita questa qua, però il nulla, ti fanno vedere il nulla, ma cosa si può aspettare da un posto dove hanno fatto scappare una bomba nucleare? Sembra un labirinto. Che cosa abbiamo qua, ragazzi? Non si sa, non si sa. Giovanni, tu che sei l'esperto di Trinitite, sembra il bagno, cosa sembra, la sauna? No, è un basement. Ah, c'era un basement. Ah, la cantina. E lì c'è... secondo me sì, mettevano il cibo là. Ah, ho capito, tipo che... Comunque qua non è che avevano un sacco di cibo. Sì, soprattutto 70 anni fa, quindi era una zona molto remota. Niente, questo è tutto, vado fuori e vi porto a vedere Ground Zero. A dopo. Ok, qui siamo all'entrata del sito Trinity Site, come potete vedere 4900 metri di altitudine, circa 1700 metri, quindi siamo in questo altopiano, è un po' frescolino, qua c'è il cartello, Ground Zero, e qua c'è l'entrata, all'entrata adesso vi faccio vedere, qui c'è Dare che tiene le fotografie, e qua che fa il sorriso, ah, sta facendo la live. So the area is still radioactive. Anche lui sta facendo il video per i suoi followers. Entrata ovviamente dove c'è il segnale dell'attività e in più abbiamo anche qua, attenzione, ci sono anche i serpenti nucleari, ci abbiamo i serpenti nucleari, Matteo sorridi! Tac. E niente, entriamo e ci facciamo questa camminata di mezzo chilometro. Dal parcheggio dove abbiamo lasciato la macchina abbiamo fatto 5-10 km col bus per venire a vedere cosa è rimasto del capanno dove era stata assemblata la bomba. Era stata assemblata la bomba, ma devo... Ciao ragazzi, allora adesso siamo al Trinity Site, dove più o meno il crater, più o meno, dove la prima bomba atomica è stata lanciata. Guarda, quello che parlava è Giovanni, che è geologo, qua lui sta avendo un orgasmo per la Trinitite. Sì, ci sono quasi. Che però non puoi prendere, eh? Sì, è vietato. Ah, in jail ti mettono, eh? Capisci? E parla di quello che si sta per vestire da Godzilla. Quello è una sorpresa. Vabbè, fa niente ormai. Taglialo. No, no. Questa è l'entrata, praticamente là c'è una replica, adesso vi porto a vedere della Fat Man, la bomba che a Nagasaki era scoppiata. Là dove c'è
Il monumento è proprio dove invece hanno esploso la prima bomba nucleare della storia, 16 luglio 1945, e questo era il sito. Ovviamente non c'è niente perché l'hanno fatto esplodere in una zona molto remota dove non c'era niente, in mezzo al deserto. Niente, qua cosa abbiamo? Leggiamo, potete leggere. Ah, questo no, il bus per gli handicappati non ci interessa. Queste erano le casette degli esperimenti. La McDonald Ranch, quella della, nella vecchia fattoria IAIAO. No? Così è, quella americana è McDonald's. È vero. È lì dove hanno assemblato il cuore della bomba atomica. Sì, perché la bomba l'hanno assemblata qua. L'hanno portata a pezzi e dopo l'hanno assemblata. Plutonio, l'uranio e? No, plutonio, era la bomba al plutonio. Perché invece la bomba all'uranio? Quell'altra di Hiroshima era basata sull'uranio. Quindi oggi Giorgio mi ha insegnato che le due bombe nucleari scoppiate in Giappone erano diverse. Stesso effetto alla fine, però morte ovunque, ma con una tecnologia diversa. Quindi andiamo a vedere la bomba, anzi non la bomba, la replica della bomba che è scoppiata a Nagasaki. Nagasaki si dice? Nagasaki, bravo. Nagasaki. Scusate, ma col giapponese proprio non è che lo mastico il giapponese. Una foto, ragazzi. Qua siamo alla replica, non è molto grande come bomba, se si pensa ai danni che ha fatto poi durante la guerra. Mi avvicino così tutti adesso mi insulteranno, così potete leggere. Sorry! Così potete leggere, mettete in pausa nel video ovviamente per leggere. Mi hanno insultato, però fa niente. E niente, adesso andiamo a vedere invece proprio dove c'era l'originale, la bomba che hanno fatto esplodere là. Siamo nell'esatto punto dove il 16 luglio 1945 è scoppiata la prima bomba nucleare della storia, e qui alla mia destra, voi non lo vedete, c'è il professore di storia Roberto. Quindi diceva prima che non è il Novecento, non è il tuo... No, non esattamente. Lui è un po' più antico, diciamo. Però ovviamente anche per lui che... Ci piace la storia, è un po'... è toccante, no? Questo punto comunque perché... Qua si è fatta la storia, no? Bravo, ecco, mi piace questa definizione. Qua, ragazzi, si è fatta la storia contemporanea, no? Allora, qua dice anche che qua è il posto dove il sole... Bravissimo. Il sole è sorto due volte perché la bomba nucleare è scoppiata alle 5 e un quarto la mattina. Doveva scoppiare alle 4 della mattina, ma il tempo era pessimo, pioveva, quindi hanno posticipato alle 5 e un quarto, e la luce che l'esplosione ha provocato sembrava come se fosse un'alba. È il calore, bravissimo. E quindi un'ora dopo il vero sole. Un'ora dopo c'è stata la vera alba, e quindi quel giorno è stato definito il giorno delle due albe. Esattamente. Oh, ma voi lo sapete dov'è il Trinity Point? È lontano il Trinity Point! È vicino a Padova il Trinity Point! Stanno imitando Roberto, perché Roberto è di Verona. Sì, Verona. No, ogni tanto ci fa questo accento che ci fa sorridere. Niente, ovviamente bambino, c'è tantissima gente, tutti vogliono fare la fotografia. Provo a avvicinarmi spingendo via la gente, prendendo qualche insulto, ma chi se ne frega, perché noi facciamo la storia. Bravo! Ok, Fabrizio, noi facciamo la storia e io la storia la faccio per voi. Sorry, sorry, sorry. Giovanna, how are you? I'm working. Come stai? Oh, Cristina. Ah, fai la fotografia loro? Ah, però siamo contro sole purtroppo e quindi voi non riuscite a leggere. Dice, cosa dice qua? Sì, dove è scoppiata la prima bomba, 16 luglio 1945. Questo è tutto quello rimane. Prima c'era un traliccio dove la bomba è stata scoppiata, quindi non è che c'è un cratere, non c'è niente. Niente, adesso andrò là in fondo, qua sulla casa di Giorgio, sposto, dove ci sono le fotografie, dove racconta. Comunque vedete, siamo nel deserto del New Mexico, deserto più assoluto, tanta gente che viene in pellegrinaggio, e come dicevamo con Roberto, qui comunque è un punto dove veramente è stata cambiata la storia moderna. Ragazzi, sono ancora qui al sito dove è scoppiata la bomba nucleare e sta succedendo qualcosa di straordinario, qualcosa, una sorpresa che il gruppo ovviamente sta facendo. Arriva Godzilla! Qua le radiazioni hanno fatto una mutazione genetica di Derek. Si è praticamente travestito da Godzilla, il primo Godzilla a Planet's Side. Make sure you get some video, Giovanni, with my phone. Yes. I'm using it, I have it. Oh, you have it? Okay. Yes.
Oh, arriva Godzilla! Attenzione! Go, 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 go! La trasformazione nucleare! Oh, sorry! Grande, darling! Yeah! Smile, smile! Fantastico! Siamo un gruppo fantastico! Diamo un po' di allegria in questo paese, eh? Che mi guardi, grande! Fotografie, termina qui l'escursione in questo punto del New Mexico, questo punto storico. Abbiamo un po' scherzato e ironizzato, ovviamente, comunque se si pensa alla storia è un periodo triste per quello che poi è accaduto nel mese successivo di agosto. Niente, adesso noi ci trasferiamo a White Sand Desert, che vi mostrerò nel prossimo video. Spero che sia stato interessante questa parte storica e comunque è stata una bella esperienza. Grazie e un abbraccio a tutti.